L'alba adriatica in casa è ormai un rullo compressore, il capistrello a caccia di punti per sgualcire i piani di alta quota di Adolfo Cichella e per confermarsi al giro di boa in piena zona playoff. Mister Torti sceglie Camara in attacco al fianco di Salvini. Arbitra la gara il signor Manuel Marchetti della sezione dell'Aquila. Partono subito bene gli ospiti che si rendono pericolosi con Salvini che su uno svarione della difesa albense si trova tu per tu con Petrini, bravo a mettere una pezza. Al dodicesimo ovviamente proteste dei padroni di casa per questo presunto tocco di mano in aria, ma l'arbitro non fischia e lascia correre. Alla mezz'ora cross dalla destra di Pantoni, Petrarulo non ci arriva ad un soffio. Prima dello scadere ci prova Miani, ma si salva ancora la difesa ospite e dopo un batti e ribatti la palla arriva sui piedi di Foglia che dal limite calcia al lato. Finisce il primo tempo con le due squadre a riposo sullo 0-0. Nei secondi 45 minuti di gioco succede veramente poco. Al nono dopo un'azione d'angolo, palla buona sui piedi di Fabrizi che sciupa così. Al 27esimo ancora un pasticcio difensivo dei padroni di casa e il capistrello per poco non ne approfitta. Ma l'occasione più ghiotta capita sui piedi di Miani, quando la difesa del capistrello ricambia il favore, ma l'attaccante non ne approfitta e spara sul portiere. È il tripudio finale al gol, che arriva al 44esimo, ad opera di Fabrizi, che raccoglie di testa una punizione in aria e regala a suoi una vittoria fondamentale per una classifica da capogiro. Mister, l'incornata finale di Fabrizi vi regala una vittoria per un girone d'andata veramente da incorniciare. Sì, oggi è stata una partita difficilissima contro il capistrello, la squadra indubbiamente di qualità, una squadra esperta, una squadra abituata a fare questi campionati con un allenatore che ci aveva studiato penso nelle partite precedenti, però devo dire che la squadra anche oggi ha dimostrato fino alla fine di essere una squadra cresciuta molto sotto tutti i punti di vista, anche sotto aspetto della maturità. Ci eravamo prefissi che dovevamo palleggiare fino alla fine perché il gol poteva arrivare anche alla fine e tanto è stato. Devo fare per l'ennesima volta i complimenti a questi ragazzi che stanno veramente facendo qualcosa di straordinario. Non sono le solite banalità che si dicono a fine partita, però credo che veramente sono dei ragazzi giovani. Il girone d'andata da parte nostra credo che nessuna aspettativa la più rosea sarebbe stato di questo genere. Comunque speriamo di continuare, andiamo partita dopo partita, poi festeggeremo il Natale la prossima settimana, poi l'anno nuovo vediamo di continuare su questo livello, su questo passo. Mai pensavamo che la partita potesse finire sullo 0-0 e penso che era il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Noi per come siamo messi in questo momento avevamo 3 squalificati, 6 infortunati, quindi è ovvio che il punto ci dava morale e autostima, però il calcio è fatto di queste cose, dobbiamo ripartire e pensare già a domenica prossima.